Che profumo, ragazzi! Buongiorno, bentornati nel mio canale. Oggi sono con il basilico perché vi insegnerò a fare il pesto alla genovese. È un condimento molto antico, molto tradizionale, ma vedrete che è veramente, veramente facile da fare, servono pochissimi ingredienti. Quindi andiamo subito a vedere come si fa. Ecco, questi sono gli ingredienti che ci serviranno per fare il nostro pesto. Basilico fresco, 50 g di pinoli, olio di oliva e parmigiano. Il basilico deve essere un mazzetto, poi dipende quanto pesto volete fare. Io adesso utilizzo un mazzetto piccolo. Vediamo subito come si fa. Innanzitutto dovrete lavare le foglie di basilico, quindi pulite il vostro mazzetto e lavate le foglie. Poi io utilizzo un frullino elettrico, anche se in realtà la tradizione vuole che il pesto si faccia all'interno di un mortaio, solo che siccome lo scopo delle mie ricette è semplificare la vita e soprattutto fare in modo che siano accessibili a tutti, facili e veloci, senza però abbandonare il gusto, ovviamente, io non utilizzo il mortaio, ma utilizzo il frullino perché vedrete che è molto facile e molto veloce. Io faccio la versione senza aglio. Nella ricetta originale ci vuole anche l'aglio, quindi se vi piace, se comunque non vi è indigesto, potete utilizzare l'aglio. Però questo pesto in particolare è senza aglio. Cominciamo subito. Versiamo il nostro basilico all'interno del frullino. Così. Non preoccupatevi di asciugare troppo le foglie perché comunque poi il pesto deve venire abbastanza cremoso, quindi anche se c'è qualche goccia d'acqua non succede nulla. A questo punto tritiamo le nostre foglie di basilico. Una volta che avrete tritato le foglie di basilico dovrete aggiungere i 50 g di pinoli e tritate tutto. Dovete tritarlo molto molto finemente perché dovete ottenere una crema. Una volta che avrete ottenuto una crema, quindi una consistenza di questo genere, come potete vedere, ve lo avvicino, ecco, a questo punto aggiungete il parmigiano. Aggiungete un cucchiaio da minestra di parmigiano e tritate di nuovo. A questo punto dovete aggiungere un pochino d'olio d'oliva. Io direi che per quantificare possiamo dire un cucchiaino di olio d'oliva, un cucchiaino perché questa porzione di pesto è una porzione piccola, quindi non bisogna esagerare con l'olio. E mettiamo un cucchiaino di olio di oliva. E tritate di nuovo. A questo punto potete versare il vostro pesto all'interno di una ciotolina, quindi a questo punto lo inserite all'interno della vostra ciotolina e comunque è già di una buona consistenza, quindi è già pronto, però bisogna girarlo ancora un po'. A questo punto, come vedete, avete ottenuto una crema e questo è il vostro pesto. Adesso, se lo volete ancora un pochino più morbido, potete aggiungere ancora un filino d'olio, non troppo, ragazzi, perché altrimenti poi viene troppo unto. Però, se vi piace più morbido, potete aggiungerne ancora. Lo girate a mano in modo che diventi sempre più cremoso. E questo è il pesto alla genovese. Come vedete, la consistenza è di questo tipo, quindi è una crema praticamente. Ed ecco il risultato finale. Questo è il nostro pesto finito e pronto per essere utilizzato. Buon appetito, ragazzi! Come avete potuto vedere, è veramente semplice fare il pesto ed è gustosissimo, quindi buon appetito a tutti e arrivederci al prossimo video.